Senti, che non faccio la sigla. Siamo in onda? Permesso? Vi posso fare una domanda? Che farai non ridire i sondaggisti? Secondo voi il taglio delle tasse promesso da Berlusconi, dove stai? Lì. È una stronzata? Questo è il sondaggio. Sigla. Ah. Chiaro, sì. No, sono stato chiaro, sì. Al sondaggio devono rispondere anche i signori che sono qui ospiti. Io gli do tre cartellini rossi a testa. No, perché tre? Tre. Niente, sono per votare. E tre verdi. Se no è chiaro che dovete votare con il rosso. Se sì, votate con il verde. Esatto. Tu perché non ti prendi una sedia? Ti siedi? Bene. Oh, questo è il sondaggio che mi è venuto all'ultimo momento, però prima di andare avanti vi dico anche i sondaggi che avevo pensato. Il mio figlio adottivo, Enrico Lucci, ha fatto un matrimonio, lo vogliamo rivedere per cortesia? Seguiamo a distribuire i cartelli, sì, delle votazioni. Do i verdi. Ok? I sì. Uno e due e uno e due. Io seguo a distribuire a lei. A lei due. State bene? Due. E il figlio del giornalista Farina si vede a chilometri di distanza. Una, due, tre, facciamoci del male. Fausto Bertinotti, prendo te, Romano Prodi, come mio sposo e prometto di esserti fedele sempre nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Voglio la malattia. E senza malattia. È importantissimo perché nella buona e nella cattiva sorte. E anche nella buona e nella cattiva sorte. È un discorso politico. Sì. Allora, adesso faccio il contrario. Vuol dire che si va avanti... Anche nella cattiva e nella anche buona nella sorte. Cattiva sorte. Io, Romano Prodi, prendo te, Fausto Bertinotti, come mio sposo e prometto di esserti fedele sempre nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, nella cattiva e nella buona sorte e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Scambiatevi le fedi. Sì, ma la malattia... ecco qua il momento dello scambio delle fedi. Voi non sapete, ma questa scena poi... proseguiva con Enrico Lucci che metteva il velo a Prodi e si è leggermente incazzato. Questa scena mi ha fatto tornare al 96 quando facevo sulla Rete 2 di domenica di pomeriggio Napoli Capitale e mi venì e dove Bertinotti per tutto il periodo della campagna elettorale ha detto solo una cosa: l'importante è che perda Berlusconi. Poi le cose sono finite come sono andate, per cui volevo farvi la domanda: secondo voi questo matrimonio reggerà? Ma mi sembrava un po' staccata dalla realtà, perché in politica cosa possiamo immaginare e sapere? Però la finanziaria, con la promessa dei tagli delle tasse di Berlusconi, è un argomento che riguarda tutti. E nei particolari è successa una cosa bellissima. Il ministro del Tesoro, delle Finanze, ha spiegato questa finanziaria e Giorgetti ha detto che non aveva capito una cosa. E Giorgetti? Sì. È il presidente della commissione per il bilancio. Sì, però prima di andare avanti, io rifarei, se ce l'avete in grafica, chi è che vorreste mandare per riconoscenza ai sequestratori delle due ragazze? La classifica dei politici a cui dobbiamo regalare due biglietti per Baghdad. Per Baghdad. Dunque, eccola. Berlusconi sono in 9, sì. Rutelli sono in 3, Fassino sono in 3, la Mussolini è 1, Fini e Pannella 2 e 2, Prodi 1, D'Alema 1, Bossi 1, Casini 1, Mastella 1,
Follini 1, Bush 1, vabbè, e Maurizio Costanzo entra in classifica come se fosse un periodico. Sì. Vi posso dire una cosa, prima delle elezioni vi dirò chi dovrebbe andare via, perché non vi dirò per chi dovete votare, ma vi dirò per chi non dovete votare, con certezza e con documenti del loro comportarsi a danno dei cittadini italiani. È chiaro questo? Adesso, per mettere i puntini sulle i del curioso, voglio che in grafica, sotto il curioso della sera, ci siano le mie curiosità, che possono essere anche le vostre o che possono essere da me suggerite. E vogliamo vedere, alla fine della stagione, se ci arriviamo, qua, se queste curiosità ci vengono soddisfatte. Signori, vogliamo vedere le curiosità, le curiosità di Funari. Perché il comandante dell'arma attualmente è un carabiniere? Nella tradizione dell'arma dei carabinieri, al vertice non c'è mai un ufficiale dei carabinieri. L'ultimo comandante dell'arma era un ufficiale degli Alpini. La piramide si smozzica, si taglia. Per la prima volta nella storia dei carabinieri, almeno credo che sia la prima volta, almeno da quando io sono nato, hanno messo un generale dell'arma. Perché? Perché? Seconda curiosità. Seconda curiosità, chi stabilisce quando si deve pagare un riscatto per un ostaggio? Questa curiosità era una curiosità che con il direttore proprietario, credo, della RKB clandestino abbiamo stabilito l'anno scorso, giorni fa. La scorsa settimana. Adesso c'è una curiosità. Vengo davanti alle telecamere perché è una curiosità stranissima. Vi racconto una storia. Un bambino è analfabeta, è figlio di contadini, va a scuola e fa le elementari e diventa chierichetto della parrocchia. Quel bambino può diventare papa. Questo è già successo. Siete tutti d'accordo su questo? È già successo. Un ragazzo appassionato di politica a 18 anni si mette ad attaccare i manifesti per i partiti a cui crede e può diventare un leader, può diventare presidente del Consiglio. È già successo. Sì. L'unica cosa che non è mai successa è che nessuno è mai riuscito a diventare padrone di tutto. Questa è la buccia di banana su cui il caro Presidente del Consiglio le scivolerà. E ne ho un esempio su questa mia curiosità. Me la fate leggere perché non mi ricordo come è stata costruita. È una strana curiosità. Si dice che il Ministero della Pubblica Istruzione sovvenzioni Rai Education. Quale mangia spazi di palinsesto a Rai 3 per contenere la linea editoriale della stessa Rai 3. È un tentativo di metterla fuori gioco. È vero o no? Lo vorrei sapere. Levate questa curiosità, perché allora siamo proprio alla frutta. Sì. Bene. Bene. Tolte queste curiosità. Salutiamo le emittenti collegate che sono Guardarete Piemonte e Telenuovo Veneto, che sono proprio degli amici. Sì. Adesso, detto questo, siamo partiti bene. Ripeto, per chi si fosse messo davanti ai teleschermi adesso, la domanda è, perché mi guardi male tu? La domanda è, secondo voi, i tagli delle tasse promesse da Berlusconi è una stronzata? È importante. Io aprirei subito i telefoni e poi vi dico perché. Cos'è la prima cosa? Perché il taglio delle tasse e la finanziaria vanno sotto braccio. Roba da morire da ridere. Vediamo. Cominciamo a spiegare una cosa. Cominciamo a spiegare. Per quale motivo, Giorgetti? Aspetta. Prima di spiegare. Un po' d'acqua. Io devo bere. Perché prendo dei diuretici. Gianfranco. Gianfranco.
Gianfranco, vogliamo ricordare che il pubblico da casa può comunicare con noi anche tramite email. Sì. Abbiamo la nostra email, sì. curioso@antenna3.it. E poi il telefono 0331 425 111. A ridillo. 0331 425 111, telefonate ovviamente in diretta con questa trasmissione. L'elenco delle mie curiosità a volte nasce dal fatto che io so delle cose che voi non sapete, quindi in questo senso è una provocazione. Però è altrettanto vero che voi avete delle grandi curiosità. Io vorrei sapere, se qualcuno me lo dice, facciamo un'idea, quante sono le famiglie italiane in Italia? Quante sono? Le sappiamo? Perché c'è una finanziaria amica, eh? Cosa intendi per famiglia? Eh? I nuclei familiari, anche monofamiliari? Sì, sì. Sono un single? Bah. 30 milioni? No. 12-13. 25 milioni? Anche le separate? Fanno nulla. So, 25 milioni? Beh. No, no. No? Un numero inferiore. 25 meno. Milioni di euro, quanto fa? 12-13 milioni, credo, non di più. Non di più? No, no. A me mi sembra che dici, tu dici una cosa inesatta. Posso chiedere, posso informarmi? Dobbiamo fare durante, durante il blocco, perché ho una finanziaria comica da proporre. Molto carina. Perché in fin dei conti lo Stato seguita a chiederci la elemosina. A me mi fa ridere però Fassino quando dice ma il cittadino italiano che paga, ma quando mai non abbiamo pagato? Quando mai non abbiamo pagato? Scusa, perché quando ti incazzi guardi sempre me? Beh, perché me dai fastidio, non so perché. Allora, vogliamo ribadire il sondaggio, dillo te. Sì, lo dico io. Lo sai perché? Perché stronzata in bocca a una donna è una parolaccia, è un po' più che si gonfia. Dolce. Dai. Sì. Secondo voi i tagli promessi da Berlusconi, i tagli alle tasse, sono una stronzata? Ah, come suona bene! Guarda Gianfranco, che ci sono dei tavoli che non hanno avuto il cartellino rosso. Allora, mi dovete fare una... Se sono una stronzata, dite di sì con il verde. Se non sono una stronzata, dite di no con il rosso. Per chi è d'accordo al sì, alzi il verde. Per chi è d'accordo al no, alzi il rosso. Certo. Facciamo un totale dello studio, vediamo com'è. Verde, sì, è una stronzata. Sì, è una stronzata o no? Lei dice che non è una stronzata. Vedi, mancano i rossi. No, non è una stronzata. Bene. Bene, non è... Ah, no, non è una stronzata? È una stronzata? Sì o no? No, lei dice che no. Allora, dall'altra parte... Mi pare che i verdi sono in maggioranza, che sono quelli che dicono sì. Adesso a noi ci piacciono tanto quelli che hanno detto di no. Certo. Ci danno lo risparmio fiscale. No, no, tu no, non è che no, 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 questi no, quelli che dicono di no, me lo spiegano, se non capisco gli eventi. Possiamo fargli rialzare i cartellini? Sì, a tutti. Allora, quelli. Il sondaggio, la promessa del taglio delle tasse di Berlusconi è una stronzata. Sì, i verdi, no, i rossi. Prima i verdi. Vediamo. Prima i verdi. Sono tanti i verdi. Sono tanti. Vince i verdi. È messo male qui Berlusconi, eh. Oh, notate bene. Questi io non li conosco, eh. Non è chiesta né la professione, né l'iscrizione al partito, né a nessuna sede. Questo è vero popolo, vero pubblico. E adesso credo che dovremo andare in reclamo, perché... Mi sembra uno spezzone un po' troppo lungo per le mie forze fisiche. Lei che ha detto? Ahimè, verde. E la sua professione? Avvocato. Lei che dice? Verde. E la sua professione? Avvocato. Lei che dice? Verde. La sua professione? Insegnante. Ah, insegnante! Gli devo far vedere una cosa meravigliosa, reclamo, meravigliosa! Una cosa meravigliosa! Allora, è chiaro che dopo un sondaggio del genere, chi mi va a sangue, ma nel senso io non sfotterò perché ognuno qui è libero di dire quello che vuole, alla domanda il taglio delle tasse promesso da Berlusconi è una stronzata, mi interessano quelli che dicono che non è vero una stronzata. Però prima di andare avanti
Io ho avuto in politica dei grandi nemici, ma erano dei mostri sacri. Io ho avuto il piacere su Rete 4, quando mi hanno detto vada, di fare due puntate faccia a faccia di un'ora e mezza l'uno con Andreotti. Una di politica interna e una di politica estera. La cosa che mi ha sconvolto, no, mi ha sconvolto, non è stato Andreotti. Andreotti mi ha detto una cosa di una verità sconvolgente. E tra le altre cose, alcuni amici miei del mondo della cultura, insegnanti, hanno detto è profondamente vero. Andreotti mi disse, sa Funari, la grande verità è che per analizzare la politica di oggi e ipotizzare un attimo il futuro è necessario rileggere la storia. Avete capito bene? È necessario rileggere la storia. Vi dico questo perché io sostengo che attualmente siamo privi di personale politico, privi di capacità politiche. Dite di no? Mandiamo quelle interviste delle Iene a due politici nostri? Sentite, sentite. Sentite. Intanto questa data storica della scoperta dell'America ad opera di Cristoforo Colombo. Ma. Dai, dai, la sa. Guarda che faccia sicura. Non me la ricordo. Un flipper, non è un uomo. Dove guarda? Seguo, dico, più o meno. Che secolo? Di ricordarmi la data. E c'è bisogno di scarnificarsi un orecchio. Ma non me la ricordo. Complimenti. L'America è sempre stata, diciamo, non in qualche modo presente nella storia italiana, fin dalla sua scoperta d'opera di un italiano. No? Ormai sono passati decenni. Anche un po' di più. Quando era la data esatta della scoperta d'America? Adesso mi chiede una cosa che. Cosa? Della scoperta d'America? Mi sfugge, ma come? All'elementare. Il secolo della scoperta d'America. 1700. Ma cosa? Guardi, veramente gli direi una fesseria. L'ha detta. Sì. Abbiamo preparato un pacco di condonfiocchi per Donzilli, almeno se scacco le orecchie con più garbo. E poi se vuole anche Rodrigo Artigiani. A quell'altro gli volevo dire che forse nel 1700 già c'ero io. Sicuro Washington, o mi sbaglio? C'era Washington. I pomodori, le patate. Stava da quei parti. Guardate che di che scoperta America nel 1700 e poi va in Parlamento a rappresentare chi cazzo rappresenta. E i partiti mi dovrebbero ringraziare perché io ho avuto una delicatezza, ho messo sul partito il curioso. Sì. Allora, ci volete mandare i titoli di studio di quelli che stanno in Parlamento? Perché ho l'impressione, intendiamoci, un ignorante ci può andare, ma nel momento che si avvia una carriera politica, telefonata. Bene, rispondiamo. Pronto. Deve essere Donzilli che gli è arrivato il codonfiot che si sta scacco la orecchia. Pronto. Pronto, chi è? Sono Renato, telefono dalla provincia di Pavia. Bene. Volevo sapere, visto che lei si interessa sempre della povera gente, oggi è passato l'emendamento del 21 settembre 2004 che è entrato in vigore oggi praticamente, relativo alla riforma pensionistica. Tra le principali novità c'è anche il TFR. Che i nostri politici non l'hanno detto, però. Il TFR che riguarda il silenzio assenso per la questione sul TFR. Nessuno l'ha accennato. Uno va in pensione più tardi, prende il 50% in più. Ma per quanto riguarda il TFR, il silenzio assenso, nessuno l'ha parlato. Ho capito. Dunque, il problema della scelta mi ha ricordato il gioco della Teresina. Lo sai com'è il gioco della Teresina? È il poker scoperto. Allora, io ho qui un K e il signore davanti a me c'ha un asso. Qual è il gioco? La seconda carta viene data coperta. Se io sotto ho un altro K o voglio far credere di averlo, quando lui dice 1 milione io dico 10 milioni. Perché? Tento di buttarlo fuori. Questo è il bonus.
della cosa. Perché? Mi dovete spiegare, ecco, questa è una cosa che mi fa incazzare proprio, mi dovete spiegare quando come un lavoratore dipendente possa scegliere il suo futuro e metterlo in condizione di scegliere, è un dramma. E vi dico perché. Perché voi potete trovare un dipendente che in quel momento ha un figlio malato, un figlio che si sposa, un casino che gli è successo in casa. Come fa a dire io proseguo perché bisogna, il fine ultimo, e su questo sono tutti d'accordo, è di ridurre la pensione. E se poi si ammala? Però il signore faceva notare una cosa importante, sì. Mentre per il super bonus è il lavoratore che decide se continuare a restare al lavoro o se andare in pensione, quindi compie una scelta. Per il TFR, che poi è la liquidazione, qualora non dica voglio fare questo, voglio fare quest'altro, il TFR finisce. Sì, però mi hanno detto che sulla busta paga in rosso sarà evidenziato. Sì, sarà evidenziato, però a quanto pare il signore ha notato una carenza nell'informazione, non si dice abbastanza, attenzione perché la vostra liquidazione subirà questa sorte, bisogna dirlo in continuazione perché certo. Con il silenzio assenso la liquidazione praticamente... Sì, vogliono sviluppare i fondi pensione, vogliono fare in modo che la gente sviluppi forme alternative di pensione a quella pubblica. Io volevo rivolgermi al Presidente del Consiglio. Bisogna sapere che bisogna... Onorevole Berlusconi, ieri sera Massimo Fini ha fatto un'osservazione bellissima, a mio parere. Se Berlusconi perde, pagherà per i suoi peccati veniali. In politica si possono fare delle promesse e poi non mantenerle, perché ci sono degli accadimenti. Io ricorderò sempre, abbiate pazienza, ricorderò sempre, prima della dichiarazione di guerra di Mussolini, 15 giorni prima, fece un discorso, sono andato a Monaco, ho lavorato per la pace, siete contenti? 15 giorni dopo ho dichiarato guerra all'Inghilterra e alla Francia, siete contenti? Sì! Quindi noi siamo contenti. Non era meglio, caro Presidente del Consiglio, di ho fatto una promessa, ma la situazione dopo le due torri a livello economico è stata per tutta l'Europa, questa non le posso mantenere. Non sarebbe stato più corretto? E non sarebbe stato per lei un motivo? Ma chi cazzo le consiglia le cose? Ma... Non ha il microfono. Sì, e me date io il microfono. Vai dirla, io mi chiamo, posso muovere tanto. Posso dire? No, adesso no, perché c'è un signore. No, tengo io. Prego. No, mi scusi Funari, io prima diciamo ho alzato il cartellino rosso perché credevo che Berlusconi non abbia ancora finito il suo mandato al governo e dato che ha perso già 4 milioni di voti credo che sia nel suo interesse, come diceva oggi Paul Samuelson sul Corriere della Sera, abbassare le tasse per i ceti medi e per la povera gente. Dopo che Alleanza Nazionale diciamo sia più statalista, questa è un'altra cosa, questa è una mia opinione, però credo che Berlusconi è obbligato a abbassare le tasse se non vuole perdere tutti i voti e diciamo andare sul lastrico con Forza Italia, poi magari mi sbaglio, la gente mi pare che il ragazzo è leggermente incazzato. Sì, ma è un falso problema. Sì, allora io credo che se analizziamo la vita di ricordate che io ti ascolto con molta diffidenza. Perché? Perché per 7 anni sei stato culo e camicia con Berlusconi. No, scusa, guarda che sono stato... A parte che questo non è un reato, e io sono un professionista e lì ho fatto un ottimo lavoro, e ti garantisco che, a parte Berlusconi, tutti quelli che fanno politica lo vorrebbero quel lavoro. Ma io devo dire questa cosa per fare di questa cosa. Allora, esatto. E allora? Allora, secondo me il problema delle tasse è un falso problema. Certo che lui deve abbassarle, ma secondo me non basta. Il problema è il rapporto di credibilità che ha con gli italiani. Berlusconi ha venduto, consentitemi, un sogno, una speranza, che era quella della discontinuità, del cambiamento. Chi è meglio di Berlusconi, mi scusi, in questo paese? Microfono. Ma no, mi scusi, Berlusconi è peggio di chi? È peggio di Fassino, peggio di chi? No, ma infatti stavo arrivando... Ma Berlusconi ha credibilità da vendere. L'importante è che decida di spendere la sua credibilità fino in fondo. Io credo che guardi, Funari ha fatto una trasmissione televisiva. Scusi, ma se... ha promesso di tagliare le tasse, ancora lì non si sa se si può fare, se non si può fare. Addirittura ci chiediamo se è una stronzata.
Santo, là ci suoi come le tagli. Ma come cavolo ci suoi? Sono cavoli nostri. No, scusa, quello che abbiamo sentito nel nostro interesse. La trasmissione di Funari ha un senso solo se l'opinione pubblica si schiera tutti i giorni. Io spero che Funari vada avanti sempre a fare questa trasmissione, perché se la gente non ha un punto di riferimento dove può dire la sua opinione, l'opinione della gente non vale niente. Come diceva un paio di giorni fa un grande liberale, che non mi viene in mente, un grande... Adesso non la gente ha espresso come si chiama, ha detto voglio Berlusconi perché mi taglia le tasse, non l'ha ancora fatto. Adesso ma non è ancora finita la legislatura, dagli il tempo, no? È la gente che deve scendere in piazza, aiutare Berlusconi per tagliare le tasse. Non lo capisci che c'è un rapporto di equilibrio all'interno del governo? Alleanza Nazionale prende i voti al sud e non vuole tagliare le tasse al nord. Gli imprenditori del nord che devono avere le tasse passate non possono, perché devono prendere i voti. E l'Alitalia, diciamo, è un tornaconto come gli altri, no? Non hai visto cosa è successo con l'Alitalia? E gli ha dato i soldi perché ci sono i bond che devono ritornare, i 750 milioni hanno stanziato dei soldi. Ma di questo non si parla. Mi sembra che anche lei, Funari, se vuol parlare dell'Alitalia, penso che interessano un po' a tutti. Qua siamo vicini a... Mi sembra che c'è un movimento del nord che parlava di, diciamo, di regionalizzare un po' tutto. Mi sembra che venga avanti un vento diverso, di quello di un'Italia sempre legata al socialismo, diciamo... Sempre l'intervento del governo, mi sembra che l'intervento del governo non ha segnato il bene. Beh, Gianfranco, hai trovato un buon sostituto, eh? Il peggio del paese. Io lo scriverei a Sanno Funari. Diceva il suo amico Fini. Come si chiama? È il peggio del paese. Senta, gentile signore, come si chiama? Mi chiamo Giorgio, mi scusi. Senti, vai, Giorgio, che fai nella vita? Che lavoro fai? Che lavoro fai? Io adesso lavoro in un'azienda. Lavoro in un'azienda come un operaio, questo. Ho capito. Sei molto lucido nella tua espressione. Voglio che Gigi Crespi ti risponda. Dillo. No, io in realtà non rispondo, perché stavo facendo un discorso e lui si è agganciato per fare il suo, che mi sembra estremamente lucido, ma non era quello che stavo dicendo. Allora, io sono convinto, in assoluta buona fede, che il governo Berlusconi abbia governato meglio del governo di Prodi. Lo valuto dal numero di leggi che ha approvato, dal numero di iniziative che ha fatto, dal fatto che comunque le tasse non gli ha aumentato. Ma non era questa la domanda. Io infatti, non ho chiesto se il governo Berlusconi ha governato me. No, io dico finire. Che la promessa... No, questa ma hai detto che devo rispondere a quel signore, che tu mi dica una menzogna. No, mi devi manifesti di Berlusconi con gli slogan l'hai scritti tu. Mi fai sì, vabbè, io ho invitato. Ma scusami, volete no, scusate, fatemi finire scusate. Don Peccato Corcioccio morto. No, ma mi devi partire di dire io poi, se il fatto che io invento uno slogan per la Coca-Cola, non sono mica responsabile di che cosa ci mette dentro la Coca-Cola. Che cavolo, basta con questa storia, eh? Sì, grazie, telefonata pronto. E mi fai finire? No, c'è quello lì. Ma qui ti sei inventato e tutti i funari di colpo, scusami, eh. Posso finire un ragionamento 10 secondi? Il problema che ha avuto Berlusconi non è la qualità del suo governo, oggettiva, ma le aspettative che ha determinato. Quindi il problema di Berlusconi, che è il più grande comunicatore della politica italiana, padrone di tutti i mezzi di informazione, è che non è capace di comunicare. Questa è la tragedia. Meno male che siamo d'accordo in due. Oh. Lo ricordi quando dicevo io, mi piace la creatura, dimmi cara. No, secondo me il problema di Berlusconi è che sa comunicare fin troppo bene. Tanto è vero che ha illuso anche noi giovani, nel senso che ha proposto posti di lavoro per tutti, tasse diminuite per tutti. Ma sono aumentati i posti di lavoro? Non sono aumentati, te lo garantisco. Ma il più basso di tasso di disoccupazione negli ultimi 50 anni. Le garantisco che non sono aumentati. Ma se raccontiamo palle su Berlusconi, voi che volete batterlo, lo rinforzerete. Bisogna lavorare sulla verità. C'è il tasso di disoccupazione più basso degli ultimi 20 anni. Questo è un fatto. Provi a fare un sondaggio. Ma i dati sono uguali. Non discutiamo i dati. Volendo vi potete anche evitare. Diamo il numero. Osservazione? Dimmi, cara. Una sola. Hanno fatto per mesi le veline. C'erano ragazze che ballavano, uno spettacolo soprattutto per i segaioli che stanno a casa e vedevano ballare, mandavano la moglie al cielo e facevano... Vabbè. Ma la cosa sconvolgente è che le veline non erano delle ragazze belle e basta. Erano delle ragazze che facevano l'università, erano delle ragazze che erano laureate. Quindi era un tentativo di dissociarsi dalla vita e da speranze che non c'hanno più. Per me la parola speranza è un'utopia. Io
Lì per lì non l'ho pensato, ma quando ho fatto la striscia saranno funari, io credevo qui di avere i ragazzini. Abbiamo fatto una selezione, lei che fa avvocato, lei che fa l'insegnante, lei che fa il commerciante. La gente è stufa della propria vita, questo è un dato di fatto. La gente vuole uscire dalla propria esistenza fatta di stipendi, di incassi e di tasse che non gli permettono un minimo di qualità della vita. Io sono convinto di questo. Io sono convinto. Ma posso, e guarda posso, che io dei poveri me ne intendo. Franco, posso dire che dopo... E adesso, a proposito di quelli, presentiamo i signori... i signori, come si chiamano? Signori, se c'è un'email, dammela. Forza, ce l'hai i nomi? L'acqua, mi sono perso l'acqua. I nomi, sì. Mangia l'acqua. Diciamo, lo stai? Ai calmi. Fabio Di Marzo, Franco Pellegrini, Giuseppe Mauro e Michele De Finis. Eccoli qua. Ecco. Grazie di essere venuti, io chiedo scusa di avervi trascurato ieri, ma volevo che vi ambientaste, tanto questa è una storia che andrà per le lunghe. Qualcuno di voi ieri, non so se te posso dire tu, o lui, avete avuto una battuta spiritosissima che non mi ricordo. Non so. Quando ho detto che mandavo via, non so. Ah, ecco, lei è lei. Mica era tanto spiritoso a pensarci bene. È proprio normale. Andiamo. Andiamo in... Chi posso baciare? In reclamo, andiamo. Io vorrei baciare una di queste signore, ma in modo peccaminoso. Lei non è parente di lei. No, venga, venga, venga. Reclamo. Mi sono tolto una curiosità, se una delle nostre ospiti baciava bene, posso dirle come bacia? Benissimo. Ah sì? Sì, sì. Adesso mi guardo un po' intorno. No, non essere gelosa, amore. Io ho qui i resti, mi sembra giocare con i resti a poker. Sei molto impegnativa, devo dire. È stata una sorpresa, eh? Sì. Alla fine della trasmissione, ieri sera, per delle presenze sessuali, ero disteso, stavo in cammino di rianimazione. Andiamo avanti, ribadiamo il concetto del taglio delle tasse promesso da Berlusconi è una stronzata. Sì, il 73%, no, il 27%. Questo risultato mi rende molto contento. Perché quelli del no hanno qualcosa da dire. Però, sì, passatemi pure la telefonata. C'ho un piccolo problema. Pronto? Pronto lei, dal telefono di... Buonasera. A lei. Sono Marco dalla provincia di Milano. Bene, ma Marco? Marco, sì, dalla provincia. Come sta? Bene, grazie. Mi venga a trovare, eh? Volentieri. Castellanza, uscita, gira a sinistra. Sinistra, sì, sinistra, dove va Antenna 3. Se divertiamo. Volevo commentare la sua affermazione di prima, in base alla quale Berlusconi, secondo lei, avrebbe fatto meglio ad ammettere che le mutate condizioni economiche dopo l'11 settembre non gli permettevano di adempiere o comunque portare avanti tutte le promesse fatte. Certo, le promesse fatte. Certo. Sa la cosa strana, Funari? Lei ha mai sentito un politico ammettere di aver quantomeno cambiato le carte in tavola, aver sbagliato qualcosa per le quali deve tornare indietro, non con scuse fantoccio, alle sue promesse elettorali? A me pare non aver mai sentito nessuno. Le racconto un episodio. Ma le posso... Ma perché mai nessuno ti mette in contratto, però, una cosa che oramai lei non creda, perché è il direttore del clandestino, di poter invadere la trasmissione così. No, ho dato un mai nessuno ha firmato un contratto. Sì, lo dici te. Sono ospite. Lo dici te. L'ospite è sacro. Lo dici te. Il funzionario. Aspetti, che gli devo raccontare. Il signore che sta parlando, che ha detto prima l'esempio della Coca-Cola. Sì. Sì. Ma qualcosa su, diciamo, un pelo di impegno morale che hanno i politici nei confronti di un po' italiani, si ricorda qualcosa o no? Oppure devo promettere tutto quello cavolo che gli viene in mente e lasciare dopo, in base a qualsiasi scusa o qualsiasi pretesto, tanto io ho dato delle cose, ma... Ma cosa c'è di immorale nel scrivere più lavoro per tutti? Cosa c'è di immorale?
Il progetto politico è l'enunciazione del politico. Ma perché non volete sentire una cosa che vi devo raccontare? Che è importantissima. Mi dà dell'immorale, non posso rispondere. No, aspetta. Sono tuo ospite. Che ti ha detto? Che è immorale. Immorale. C'è un programma politico. C'è quella campagna pubblicitaria che è stata splendida, che è stata studiata in tutto il mondo, o che è stata ben fatta. Ripeto, non l'ho fatta da solo, l'hanno fatta tanti professionisti. È una campagna che era completamente attinente al programma politico di quella coalizione. Oh, se il programma politico ha avuto delle difficoltà, sarà mica colpa mia che ho inventato gli slogan. Posso rispondere al signore? Il signore ha detto, c'è mai un politico che ha promesso una cosa e poi si è rimangiato? Adesso ti dico che mi è successo. Io spero che qualcuno se lo ricordi. Non mi ricordo se stavo a Rete 4 su Rete 3 da Santoro. Sì. A un certo punto Prodi, nella campagna elettorale 96, disse delle cose e io, paraculetto, tirai fuori dalla tasca quattro cambiali, dove dentro, sapendo già i suoi discorsi, c'era al posto della cifra la promessa di realizzare certe cose. Sì. Tirai fuori le quattro cambiali e dissi: Prodi, me le firma? Volentieri le ha firmate. Bene, me le dà, poi passa all'incasso. Quando gli ho detto me le dà, mi ha sottratto le cambiali con violenza e se le mesca in tasca. Berlusconi? Berlusconi? Sì, Berlusconi ha commesso questo errore, forse. Ha fatto delle promesse che, scusa, posso ridere? Il ponte di Messina. Non era una promessa, non era nel contratto. Non era? No. Sei sicuro? Certo, sono sicuro. Gli ha fatto te? No. Vabbè, ma parliamo delle autostrade, delle infrastrutture. No, allora, ma io quando sento parlare del ponte di Messina, è gente che da Brescia è a Bergamo per venire a lavorare a Milano, o volo o via del culo. Me posso incazzare? Ma andiamo a vedere. E poi io chiedo scusa ai milanesi, mi vergogno. Eh sì. Ve dico perché mi vergogno. Perché io fino a 20 anni, 25, ho vissuto a Roma. Da 25 a 36 ho vissuto fuori dall'Italia e da 36 ad oggi ho vissuto a Milano. Ho scoperto che io nell'anulare del il raccordo anulare, sì. Pago l'euro, un euro. No, nel raccordo anulare non si paga niente. Qui invece al nord si paga. Sì. A Roma non si paga. No. La par condicio. Ma sono preoccupato. Ma neanche l'autostrada a sud non si paga. Ma no, ecco Roma. Sì, ma si potesse veramente andare in giro per strada a Milano, io pagherei anche un euro. E che non ci si muove più, non ci si sposta più. Il problema è che abbiamo bisogno di muoverci, di spostarci. Di fare lo spostamento a Milano è diventato impossibile. Questo però a Roma non lo spostamento io è peggio. Però tutti se vengono ne sono contenti. Intanto ci hanno un cazzo da fare, secondo me. Perché io conosco Roma come di Ventasca. Un terzo dei romani la mattina sta alle 6 a lavorare, di quelli non gliene frega un cazzo a nessuno. Il secondo terzo telefona, sta alle 10. Non mai capito a chi. E svolta la giornata. Il terzo ti incontrano e dicono facciamo un film, vai a cena e poi dicono sto guardando gli assegni a casa, gli vai a cena e ti hanno fregato. Così è Roma, non scherzo, eh? E se c'è qualche romano che dice il contrario, li castigo. E il telefono, sì, au, tu bisogna che la pianti, perché se sento lo squillo il cazzo fai così. Pronto? Pronto? Signora, buonasera. Buonasera, signor Fonari. Senta, io le volevo far presente una cosa. Lei ha letto, senz'altro avrà letto il Corriere e i giornali ieri e oggi. Si è accorto che si aumentano gli stipendi? E si è accorto che aumentano la cifra per finanziarsi la campagna elettorale? Signora, posso le rispondo subito. Senta, signor Funari, sì. Io sono una persona di 70 anni che ho fame e loro si aumentano gli stipendi, non si vergognano, fanno schifo. Chiedo scusa dello sfogo. Signora, lei ha fatto bene a sfogarsi, però... C'è 70. Voglio rispondere alla signora.
Io questo argomento l'ho evitato perché ho sul giornale, te prego, e volevo evitarmi di incazzarmi, prego. Le quote solo. Nel 92 i partiti ci costavano 72 milioni di euro, nel 2004 156 milioni. Proprio l'altro giorno è passata una legge dove all'unanimità il Parlamento, tranne i radicali, hanno votato a favore. Va bene, sì. Grazie. Ma scusate, signora, la ringrazio e poi tu. Posso intervenire? Scusate, posso dire una cosa? No, no, dopo, abbi pazienza, se no non c'ho le spese. Però scusa, diamogli il doppio. Diamogli il doppio di 150 milioni di euro con la garanzia che non rubino. Ma cioè, non siamo in reclamo. No, siamo in diretta. Ma va fatto così No, infatti, fatto c'era così. Un buco, ho cercato di darti una mano perché ho visto che. Faccio parlare tutti, non ci sono dubbi, però proprio perché faccio parlare tutti, prego. C'è una notizia. Notizia ANSA, Elisabetta Gardini, portavoce del coordinamento nazionale, l'ha nominata Sandro Bondi, ovvero Elisabetta Gardini, nota conduttrice televisiva, è la nuova portavoce del coordinamento nazionale, cioè del partito di Forza Italia. Questo mi lascia un po' perplesso. Forse a mandare lì la mettono alle pari opportunità. Minoritano alle minoranze etniche. Ho capito. Maurizio Costanzo all'informazione. Dica in un minuto, facendo un riassunto, visto che lei vuol fare Funari, cosa pensa di questo sondaggio e se l'avrebbe fatto al posto mio in modo diverso. E poi è esente dal votare. Cioè mi deve dire se è a favore o contro, ma deve dire cosa pensa di questo sondaggio e di quello che hanno detto i telespettatori presenti e a casa. Un minuto di tempo, un minuto costa un sacco di soldi in televisione, mandano due spot, vai. Prego. Mi piacerebbe che lei lo facesse in piedi per evidenziare la sua presenza in video. D'accordo. Ecco, grazie. Ma Maurizio Costanzo all'informazione vorrebbe dire un po' un monopolio praticamente dell'informazione, lo vedo un po' come dire quasi un Emilio Fede, nel senso che già per esempio ha fatto lavorare la moglie in televisione, o è onnipresente lui e la moglie, non vorrei che anche ci fosse una manipolazione di informazioni, di pensiero. Vi chiedo scusa, non ricordo il nome dell'altro personaggio che era stato nominato. No, l'unica notizia ufficiale, la vera notizia è che la Gardini è il portavoce di Forza Italia, che non è una sciocchezza. Spiegagli che è uno scherzo, che è convinto che non Costanzo è uno sia scherzo, è proprio vero. L'unica notizia... No, lui è convinto che Costanzo sia all'informazione. L'unica notizia ufficiale è che la Gardini sia portavoce di Forza Italia. Ma tu non sai, anche qui devo raccontare una cosa. Toto Ministri è uno scherzo. Lei partecipò a dei provini per fare la valletta a bocca aperta. Io ho detto, tu parli poco, è meglio che te ne vai. Invece se vedi Berlusconi la trova che parla molto. La ragazza è molto cresciuta, devo dire, però insomma. Andiamo, va. Vada avanti. Per quanto riguarda la Gardini, che è un esponente di Forza Italia, anche lì spero proprio di no, perché già, voglio dire, si sta governando ovunque solamente con la bandiera del presidente, quindi spero proprio di no, che non venga affidato anche lì nessun incarico a qualcun altro di Forza Italia. Senta, le faccio una domanda, sì, che poi farò anche ai suoi colleghi. Sì. Che cos'è nella vita che lo fa proprio? Tanta ipocrisia, tanta demagogia, cioè ci sono qualunque classe dirigente, ma al giorno d'oggi, che sia di centrodestra, di centrosinistra, hanno promesso, ma non hanno fatto niente per i cittadini. Io, tanto per dirne una, sono anche un dipendente, quindi uno dei tanti che lei poco fa diceva che deve fare i conti con pochi soldi, ha tanti problemi, deve costruirsi un futuro, ma avanti di questo passo con tante incertezze, tanti punti di domanda, ahimè, di futuro ce n'è poco. Per riagganciarmi, se posso, Sì. A quello che aveva detto poco fa Crespi, se non sbaglio. No, è Crespi. Lei ha detto poco fa che questo è il periodo in cui c'è il tasso di disoccupazione più basso. Però attenzione che è un'occupazione fittizia quella che c'è. Quindi oggi si lavora e domani magari no. E io volevo, allora a questo punto volevo chiedere come fa un giovane a costruirsi un futuro, mi scusi. Cioè...
se lei se tutto quanto sono d'accordo con lei, non era questa però la domanda. La domanda era sul tasso di disoccupazione. In Europa è al 9,5, in Italia è all'8, è il più basso degli ultimi 20 anni. E dico semplicemente che la qualità del lavoro che ha prodotto il governo Berlusconi non è diversa da quella degli altri governi. La qualità del lavoro, il precariato, i contratti a termine, eccetera, eccetera, sono perfettamente d'accordo, non sono in grado di costituire un futuro per i giovani. Ma questo è un altro discorso. I dati sono questi e su questi ragioniamo. Noi non facciamo un altro discorso, ma il discorso è, la ringrazio, lei c'ha una bella faccetta ed è molto telegerico. La terremo presente. Adesso andiamo avanti. È andato sotto sempre il sondaggio. Sì. La promessa del taglio delle tasse da parte del Berlusconi è una stronzata. Sì, l'85%, no, il 15%. Il secondo signore che sta seduto vicino a lei, vada dal signor Farina qui, perché è uno di quelli che dice che non è una stronzata, e lo intervisti. Però scusami Gianfranco, prima, mentre si sposta, ho bisogno di chiederti una cosa. Mi è sembrato che tra il vero e il falso, il gioco e la verità, non si è capito. Allora, Mino Gaetano è diventato il responsabile delle pari opportunità o la Gardini responsabile di Forza Italia? Puoi spiegarlo bene, perché ho visto che c'è stato un po' di confusione. Era un gioco per confondervi le idee, ma in maniera simpatica. Ci sei riuscito benissimo. La verità è, la Gardini è diventata portavoce di Forza Italia. E Reitano continua a cantare? Mino Reitano si ritiene a cantare. Bene, prego, il signor Farina, che tra le altre cose, figlio del giornalista Farina, tra le altre cose, penso che si intenda di cucina o voglia proporci qualcosa, poi ne parleremo. Vada da lui, sta qui. Si vede. Sì, ma lei deve andare vicino, c'è il microfono e poi mette il microfono nei tonsilli. Se no non fa. E se sta così lontano, come cazzo fai? Ma però avvicinati tu, cioè, lui si preoccupa di avvicinarsi. No, ma lo sa, capolino, un debuttante aveva il microfono. Quando parlava lui o dava all'intervistato, e quando parlava intervistato solo metteva lui, non si è capito niente. Andiamo avanti. Emozionato. Prego, no, ma non si emozioni, la televisione è come la cacca, bisogna farla ma non guardarla. Un attimino. Volevo lasciarmi un attimino al discorso che prima si faceva sull'occupazione. E su una persona ignorante che può andare al governo o in Parlamento. Che? Cioè. Purtroppo oggi ci sono le nozioni che vengono apprese dai nostri politici, ma non poi la logica della messa in atto. A D'Artagnan, io non ho capito un cazzo. Cioè, saranno funari le peggiorate di situazione. Io ho capito, ha capito lei. Io non ho capito nulla, non è che la voglio contestare. Allora, un laureato... Allora, quando si fa un'intervista, soggetto, predicato e complimento, oggetto, punto, di specificazione qualche volta, punto. Non mi fa... Io non ho capito, ma veramente non ho capito, sono preoccupato, Signor Funari, sono un apprendista. Ma se... L'apprendista? Sa, però... Se uno lo portano sul campo di calcio senza gambe e gli dicono vorrebbe far calciatore, o io una calcio nel culo. Se lei sarà un apprendista, è mai partito. Ascolti, se... Vada avanti, le do fiducia. Grazie. Vada. Semplifichi la domanda, perché l'importante è che la domanda sia ficcante. La risposta poi, quello che risponde, si può pure allargare, che se per caso risponde male gli damo giù, forza. Che vabbè, cosa ha mangiato oggi? Oggi sono andato a Teglio, ho mangiato i pizzoccheri. Buoni? Buoni? Eccellenti. Chi gli ha chiesto che, se quello che ha mangiato? Ma gli chiede quando è l'ultima volta che ha scopato, vi è meglio. Questo andiamo non avanti, posso chiedere. Sentiamo una telefonata, grazie. Morena mia, sto sull'orlo del suicidio, non c'è? Che è? Pronto? Pronto? Mi faccia una domanda. Pronto, sono in linea? Pronto? Sì, è in linea. Pronto? Au, sì. Au, senta, dal momento che lei... parlo sempre di stronzate di tutti quanti. Sì. Lei non si è mai accorto di quante stronzate dice in un'ora?
Sì, certo. Io ne vorrei una che mi rispondesse a una. Sì. Lei un tempo ha detto che aveva la ricetta non per togliere completamente il debito pubblico, ma lei aveva la ricetta per ridurre a metà, almeno a metà. È vero? È vero? Ecco, sì. Adesso me lo vorrò spiegare come. Dato però che ha detto che io dico delle stronzate, la pulisco. No, lei ne dice troppe, non dire continuare. La stronzata la dice lei, perché io la proposta l'ho fatta davanti a 1000 giornalisti e se sono tutti dati. Ma mi rispondo davanti al popolo, non ai giornalisti. Ma rispondo davanti al popolo, che cazzo dice? Ma venga qua! Ma che venga qua? Mi risponda alla domanda. Sì. Il mio numero di telefono ce l'avete, mi inviti, vedrà che vengo io. Venga! Ma venga qua, che io spiego, pazzo per pazzo, ma pazzo per pazzo. Io ho paura non delle stronzate che dicono, ma spesso ho paura degli stronzi, che sono più pericolosi. Adesso le fa, io in questa puntata non posso, la prossima puntata. No, me lo dica subito. No, la prossima puntata viene anche lei. Ma che cazzo sta a dire, un disegno di legge per illustrarlo, se vuole 3 giorni e lei mi sta a dire sta stronzata. Io avevo il toccasana, ma non è stato accettato. Ma chi l'ha detto? Lo scrive in italiano. Se non certo. Ha paura, scusa, di far vedere la sua mediatore. Faccia, venga in trasmissione. No, venga in trasmissione, dai. Allora, dato che... per lei, signora. La Madonna, chi è questo video? Che ha detto... Non ho capito. Batman. No, ha detto, se non ha paura... Ma quale paura? Io non ho paura. Venga in trasmissione. Bravo, bravo. C'è un faccia a faccia. Una discemata e basta. Perché non siete capaci di discutere. Allora. I cazzi di stronzi o mica stronzi. Signor stronzo, mi risponda. Ma così... Vabbè, adesso però... Ma così in quattro parole... Allora, posso dire, se la mettiamo sul piano delle parolacce, tenga presente che io sono romano. Però, lei mi ha fatto una richiesta che io soddisferò, ma non in questa sede, la prossima settimana, alla prossima trasmissione. Però mi deve chiamare, però. Sì, ma anche anzi, là c'è il suo numero di telefono. Adesso poi che conoscono il mio numero, non me lo passano più. No, non si preoccupi, scusi, no, scusi, posso, no, io guardi, credo, guardi, il fatto che lei abbia telefonato in questa trasmissione è la dimostrazione che non ci sono filtri, altrimenti non l'avrebbero passata, mi scusi. No, scusi, è la prossima, non la passano più. Ma chi ha detto? Io telefonerò con un altro nome. No, venga, no, ma venga. Dato che è lei che dice delle stronzate, la prossima volta la chiamo io e poi gli faccio vedere come una certa operazione che andava a toccare il conflitto di interesse di Berlusconi e il conflitto di interesse televisivo della sinistra, che aveva anche lei dei problemi, le posso dimostrare come si sarebbe risolto il problema. Ma guardi che questo lo vogliono sapere gli italiani, non io, tutti! Certo, certo. Ah, ecco. Beh, però se... lei la prossima settimana, martedì, se non chiama lei, la chiamo io. Bravo, grazie. Perché la illustro, poi. Però dopo che l'ho illustrata, lei deve venire qui perché io faccio un culo così. Possiamo dire. Ha capito? No, io la chiamo io, non si preoccupi. Se sapesse, sono stato proprio l'inizio dei miei guai. Ma questo chi era? Uno da regia e uno del pubblico? Perché può darti che sia un amico che mi ha fatto uno scherzo. Perché so capace di tutto qui. Andiamo in reclame, però ci tengo, perché la prossima settimana vi dimostrerò come si poteva risolvere il problema del Sud. Ma non conveniva né a Berlusconi né alla sinistra. Mi creda? Ed era non totalmente risolto, ma certamente attuito il problema. Grazie, reclamo. La trasmissione si chiama Il Curioso. In la mia curiosità, se questo è uno scherzo, perché la voce mi sembra di conoscerlo, fermo restando che lei deve venire qua, ma se non viene qua io gli rispondo lo stesso, gli preparo tutta la scheda che avevo preparato per risolvere certi problemi quando forse ancora eravamo in tempo.
Amore, di un'altra stronzata te, così io famo contento. Un'altra stronzata? Sì. Quali saranno le tasse che pagheranno in più i cittadini italiani? 150 euro in più per la RC casa, 50 euro in più per la tassa sui rifiuti, 40 euro in più per l'ICI, 30 euro in più per i valori bollati, 25 euro in più per le tariffe idriche e gli aumenti dei giochi del lotto e della lotteria. In totale, poi, se è vero che ci saranno 150 euro in più a famiglia per la storia delle autostrade, di cui poi magari parleremo, sì, sono 470 euro a famiglia in più. Lo stesso Storace ha detto, ma che senso ha far pagare agli italiani meno tasse e poi fargli pagare altre cose? Io mi prendo 150 euro, sentiamo, non gioco all'otto, sono a posto. E il signore con la maglietta sportiva prenda la cosa e faccia un giro da quelli che dicono che non è una stronzata il taglio delle tasse di Berlusconi. Cominciamo col dottor Farina e poi da lui. Abbiate pazienza. No, vabbè, ma gli ha chiesto la magnata oggi. Ritiene che ci stanno a coglionà oppure è una riforma seria questa delle tasse che ci stanno promettendo? Io svicolerò la domanda utilizzando il vecchio mai abusato, chi vivrà vedrà, insomma. Che ha detto? Abusando? Chi vivrà vedrà. Insomma, bisogna vedere se la stronzata è nell'idea oppure nel fatto che della sua realizzabilità, insomma. Bene, andiamo da questo signore, venga, questo signore. Lui ha detto che non è una stronzata il taglio delle tasse, questo signore, e ha diritto di parlare come quelli che dicono sì, è una stronzata. Prego, mi faccia pure, deve farmi una domanda. Sì, sì, lei deve fare sì, una domanda, certo. Assolutamente no, anzi ritengo che sia una cosa inesatta quella detta dalla signora pochi secondi fa. Lei ha detto che è una cosa inesatta. Certo, sì. E vogliamo sapere non perché. Non ho detto stronzata, ho detto inesatta, sono molto... No, ma lei può dire pure stronzata, che c'è frega? Allora, sì. Vorrei dire una cosa... No, perché se lei contesta mia moglie... Lo so, deve dire perché... Perché no. Lei approfondisce in una maniera terrificante, mi interessa essere contestato proprio. Allora, innanzitutto mi trovo anche un attimino in difficoltà a difendere Berlusconi, però in questo perché momento... Vuole un bacio? No, va difeso per un semplice motivo, glielo dico subito, due cose, sì. Due motivi. Io, innanzitutto una cosa, dal filmato che ho visto prima, che non sapevano quando è nato Cristoforo Colombo, vorrei ricordare che quelli che lo sapevano hanno fatto un milione di miliardi di debiti, caro signor Funari, lo sa molto bene, sì. Questi sono fatti. Seconda cosa, in questo momento... Contro quelli, sì, io ho sparato tutte le certo, bugie possibili. Però Funari, ascolti una cosa, sì. Questi qua almeno, questo livello qua, lei, io e questi non mi fregano neanche i polli sotto casa mia, questi. Sì. Almeno questa può essere in parte, diciamo che vabbè, possiamo dire, una consolazione. Seconda cosa, è cambiato tutto, sono cambiate le regole del gioco, ci sono le regole che prima non c'erano, bastava fare un'ora di sciopero, aumentava il costo del lavoro, aumentava tutto. Qui le regole ci sono, abbiamo deciso di entrare in Europa, ci sono delle regole e il governo Berlusconi o chiunque altro deve rispettare delle regole. L'ultima cosa, poi non... Ma lei ha contestato dei dati, sì, ci deve dire subito. Il motivo. Glielo dico subito, innanzitutto... Io non gioco all'otto, non ho un aumento da quel punto di vista. No, attenzione, giocano... Non ce l'ho quell'aumento, aumenta le sigarette, non fumo, aumenta l'acqua, non bevo... Allora, ha parlato di aumento dell'ICI che non è una tassa, ma è una tassa comunale, almeno a me risulta. Le tasse dei rifiuti sono tasse comunali. Vorrei ricordare che in questo momento, in questo paese, si sta tentando una cosa che il popolo non può... Dobbiamo far parlare quelli che dicono che non è una stronzata, perché sennò diventa una trasmissione di sinistra. Io voglio fare una trasmissione democratica. Perché le trasmissioni devono sempre essere alla fine trasmissioni di sinistra? Ma quali di sinistra? No, Funari, per quello che sono qua. Io non sono mai andato in televisione. Io non credo che sia questione di sinistra e di destra. Questione che o le pago le tasse o non le pago. Non è questo di sinistra, quello che mi entra in tasca, quello che mi esce. In questo paese delle riforme importantissime, sbagliate, si sta cercando di cambiare questo paese una volta per tutte. Qualcuno ci sta riuscendo o ci sta almeno provando. Quelli di prima non ci ha provato nessuno e non ci è riuscito nessuno. Vorrei dire anche una cosa alla signora prima, che ho sentito che ha fatto una battuta sulle infrastrutture. Io viaggio tutto il mondo, ma soprattutto in Italia. In questo momento in Italia, visto che viaggia molto anche lei,
è un cantiere unico. Ferrovie, strade, si sta migliorando questo paese, non si può dire di no, cantieri da tutte le parti, metropolitane, ferrovie da tutte le parti, ma dove vivete? Io non so, o che io sono un extraterrestre o che voi vivete tutti nelle vostre case e state scusate, dentro con le sale cinesi. Scusate, questo paese sta cambiando e bisogna essere positivi. A un ragazzo di 39, non so quanti anni ha, il signore là saranno fumosi. Io ho 39 anni, ma che progetti? Ci sono cantieri da tutte le parti con migliaia di persone che stanno lavorando, anche qua fuori, quindi non esageriamo. Stiamo parlando del problema delle tasse. Il problema delle tasse è certo che se... Le tasse non si possono diminuire. No, infatti non mi sembra che il governo stia volendo le tasse. Allora, non si possono diminuire per un semplice motivo, perché abbiamo innanzitutto il debito pubblico che tutti conoscono. E quindi che non ha fatto Berlusconi. Chiedo scusa. E neanche Bossi. E poi perché dal punto di vista strettamente economico non è assolutamente... è un bluff per un semplice motivo. Perché la teoria economica dice che se diminuisce le tasse riparte l'economia. Però nessuno si osa metterla in cantiere perché non sanno dove va a parare. Cioè non si capisce se diminuendo le tasse, i pochi esperimenti, adesso non voglio dilungarmi, però i pochi esperimenti che hanno fatto all'estero o Reagan o qua non hanno fatto ripartire l'economia. Quindi... Come no? No, non è vero. Non è assolutamente... Abbiate pazienza, cioè, dipende da altri fattori, ma non... Ma l'economia non è un problema italiano. Vorrei rispondere al telefono perché tutti hanno il diritto di parlare, articolo 21 della Costituzione. E a quel signore volevo rispondere. No, un inizio di risposta. L'articolo 21 della Costituzione permette ad ogni cittadino di esprimere con la parola, con lo scritto, attraverso un qualsiasi mass media, la propria opinione. Una volta mi dissero: ma la gente dice un sacco di stronzate, lasciamogliele dire. No, ma io credo... Tutti sono contro gli Stati Uniti, questo paese non sanno neanche quello che dicono, quando la sinistra invece dice che è a favore di, diciamo, di Kerry. No? Io penso che l'operazione che fa Kerry ha detto che andrà in Iraq e ammazzerà tutti i terroristi. Quindi su quello penso Kerry che la sinistra ha altre storie in testa. Per quanto riguarda Kerry, non ha mai detto questo. Che Reagan... Kerry non ha mai detto questo. Rusani da Garibaldi. Voglio sentire il telefono, abbiate pazienza. Pronto? 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 Mi dica, signore. Senta, intanto vedo che la trasmissione è abbastanza accesa. La telefonata di quel signore che le ha dato dello stronzo. Ma lo sai che io sono convinto che è un amico? No, ma non lo so, gli amici si comportano diversamente. Comunque sei amico, bello forse stronzo, è un amico stronzo. Senta, dottore. Dica. Dunque, intanto volevo dire che un giullare e un menestrello dalla corte è passato, è diventato re. E mi riferisco, non faccio il nome perché è l'innominato quasi. Ha capito di chi parlo, vero? Pronto? No, non ho capito. Lo dica. No, lo dico, è Berlusconi, no, il giullare che è diventato re. Sì. Ok? Ho capito intanto, che cosa vuol dire. Intanto volevo dire che è un mendace perché è un furbo, sa fare bene il suo lavoro, ottimamente dico, pensa solo agli affari suoi. Sulle tasse, vabbè, insomma, poi vedremo, verificheremo, ma spesso e volentieri dice alcune cose, io mi sento offeso perché le capisco anch'io quello che dice, e quando viene contestato dice che non è vero, abbiamo capito male, quindi i deficienti siamo noi, compreso il sottoscritto. Detto questo, voglio aggiungere una piccola cosa. Io non sono un economista, ma comunque vorrei azzardare, se lei magari poi dopo mi darà una risposta in merito. Per esempio, visto che nel calderone, nella botte dove arriva tutte le entrate del gettito fiscale, non ci stanno più quattrini, sì, si potrebbe per esempio creare le grandi metropoli, eliminare tutti i comuni che girano e gravitano intorno alle metropoli. Ma compreso anche le piccole città, Bergamo, Brescia, Bari, no? Ok? Eliminerei i sindaci, la giunta comunale e fare un bel decentramento. Allora posso risponderle con una cosa, invece con un altro suggerimento. Ho capito benissimo il suo pensiero. Io mi sono candidato alla presidenza della provincia di Napoli per un motivo semplicissimo. Capito qual è il lavoro dello Stato, il lavoro delle regioni, il lavoro delle province e il lavoro dei comuni, sono certissimo che il lavoro delle province non serve a nessuno e che possono essere assorbiti sia dai comuni che dalle regioni. Quello è un costo da tagliare.
Quello è un costo da tagliare, ma mi creda, è un costo da tagliare, non serve a niente a nessuno. E poi sulle province vi racconterò delle cose. Io sono tornato da Napoli con i capelli dritti, perché in Italia stiamo molto peggio di quello che si pensa. E a questo punto è doveroso che io dica, che non è certo la colpa di Berlusconi. E se qualcuno dice Berlusconi è il peggio, no! C'è di peggio! Sì. Ve lo dico io che c'è di peggio! Gianfranco, posso dire una cosa? Non puoi, tu mi puoi baciare. Se vuoi possiamo durante la pubblicità avere un rapporto sessuale. C'è la pubblicità, allora... Reclame, facciamo un rapporto sessuale. C'è di peggio! Allora... Non può andare da solo la promessa del taglio delle tasse di Berlusconi, perché in effetti a livello apparente può anche avvenire. Ma dato che la finanziaria penalizza il costo della vita dei cittadini, vediamo sotto quale voci. Lui dice sì, ma quella tassa è comunale, ma io la pago. Le faccio un esempio che quest'estate sarà una tragedia per tutti coloro che andranno al mare. Sai perché è una tragedia? Perché hanno promesso, e c'è stata una discussione in Parlamento, un aumento del 300% delle tasse demaniali sul mare. È vero, non hanno mai pagato niente. Però gli stabilimenti hanno investito denaro, e se lei ritorna indietro di 20 anni, vedrà che gli stabilimenti non c'erano le piscine, non c'erano le cabine in muratura, non c'erano le docce ad acqua calda e acqua fredda. Che accadrà? Che quest'anno quando io vado al Doria di Loano pago per la sedia a sdraio 5 euro, con 300% di aumento ne pagherò 20. Lo vede che alla fine paghiamo sempre noi. Questo è il problema. È vero quello che ha detto lei del comune, delle province? Ma il costo della vita è quello che è. Se cioè... Al cittadino italiano interessa quanto gli rimane in tasca. Se glielo tolgono da una parte, glielo mettono dall'altra, glielo mettono in busta paga, però poi glielo tolgono. Ma dai, avanti sulle, allora, sulle autostrade, diciamo, poi tu autostrade, interrompi se sbaglio. Le autostrade. Sì. Il ministro Siniscalco ha chiarito che questi 1500 chilometri di strade statali che verranno sottoposte a pedaggio non saranno a carico c'è dei qui cittadini, la non saranno a carico degli automobilisti. Sì. Perché? Perché il tesoro cederà alla società Infrastrutture S.P.A. controllata direttamente dallo Stato una porzione di rete autostradale che era gestita dall'ANAS. Quindi la Infrastrutture pagherà circa 3 miliardi al tesoro e il tesoro sulla base del traffico effettivo pagherà un affitto, una sorta di affitto, ha detto il ministro dell'Economia. Praticamente lo Stato presta i soldi allo Stato. A Infrastrutture. Sì. Ecco, però il ministro Siniscalco ha usato un termine, shadow toll. Dice, questo non è un pedaggio, è uno shadow toll. Usa molti termini inglesi, anche Berlusconi ne usa moltissimi. No. Shadow? Shadow toll. Cos'è che vuol dire? Che vuol dire? Vuol dire... Shadow vuol dire ombra. Ma... Che vuol dire? Pedaggio ombra. Che vuol dire pedaggio? Scusa. Che vuol dire pedaggio? Ricominciamo dalle elementari. Com'è qua la parola? Shadow toll, che vuol dire pedaggio, ombra. Ministro, non c'è via. Vede, è meglio di stronzate che prende per culo la gente. Dove sta qua? Allora, il pedaggio. Sì. Pedaggio. Pedaggio. Aspetta. Come si vede, che sacchi di tempo che non guardiamo. Ma dove alza la messa? Aspetta, pedaggio. Pedaggio. Dove sta? Dove sta? Pedaggio. Allora... Tributo? Nel Medioevo, tributo versato per il transito di persone... Cazzo, è dal Medioevo che paghiamo, autostrade. Porca puttana. Nel Medioevo, tributo versato per il transito di persone e merci su... Strade e ponti. Questa l'ha capito? No. In un film, il napoletano siamo a Troisi. Troisi e Benigni. Che ritornava indietro. Quanti soldi? Da dove? Un fiorino, bravo. Tassa da corrispondere. Tassa da corrispondere per il transito di veicoli su talune strade private o talvolta ponti. Ecco, allora, che cosa è successo? Cosa succede?
Cosa succede? Che nella finanziaria... A Gigi, è del Medioevo che fai la medanza. Sì, ma e sai, che cazzo scusate, va a prendere con Berlusconi? Allora, concludiamo. Avanti a concludere, concludiamo, poi a lei. Se no non si capisce. Allora, che cosa succede? La società acquirente ha il diritto di istituire pedaggi in una fase successiva se necessario, perché si impegna sul rischio, cioè a seconda del traffico poi il tesoro pagherà un affitto a questa società, ma se la società si dovesse indebitare troppo ha il diritto in ogni momento di dire adesso lo Stato non c'entra più, io esigo il pagamento del pedaggio dai cittadini. Infatti nessuna norma esclude che lo Stato in futuro possa sospendere il pagamento della tariffa ombra e che la infrastruttura ricorra al pedaggio. Inoltre in questa finanziaria l'affitto che lo Stato dovrebbe pagare a infrastrutture non è stato contabilizzato nelle tabelle della finanziaria, non c'è questa cifra che lo Stato dovrebbe pagare, che il Tesoro dovrebbe pagare a infrastrutture. Inoltre, per quale motivo il Ministro delle Attività Produttive Marzano ha detto io vorrei proporre un abbonamento per gli automobilisti che usano più spesso questi tratti autostradali, ma come, non è gratis? Adolfo Urso di AN ha detto io lo so che si tratta di pagare altre tasse, però i cittadini capiranno. Ma come, non è gratis? Scusate, regia, ma non avete un contributo dal TG di qualche dichiarazione? Spero di sì. Poi do la parola al signore invece che ha un'altra idea. Lo vogliamo vedere? Che c'era? Scontro a tutto campo, a meno di 10 giorni dall'approvazione della finanziaria da parte del Consiglio dei Ministri, tutti sono contro tutti nella Casa delle Libertà, mentre le opposizioni protestano. Ad accendere la miccia la questione dell'introduzione dei pedaggi sulle strade statali. Dopo l'assicurazione del Tesoro, che così non sarà, e i pareri diversi di vari ministri favorevoli e no alla misura, oggi Siniscalco è stato chiamato a chiarire in Parlamento e lì dovrà rispondere alle obiezioni della Lega e dell'UDC e alla contrarietà dell'opposizione, secondo cui tutta la questione è un pasticcio infernale. I problemi non si fermano qui nell'occhio del ciclone, continua ad essere il limite del 2% imposto all'incremento delle spese e su cui il Parlamento sta attendendo i dettagli al Ministero dell'Economia, mentre il Presidente della Commissione Bilancio, il leghista Giorgetti, vorrebbe togliere dal testo le norme che non riguardano strettamente la manovra. Dimmi, caro. Secondo me, per ridurre la spesa pubblica, meno Stato e più privato, perché nessuno meglio di un capo famiglia sa far quadrare il bilancio della propria famiglia. Se noi lasciamo più soldi in mano al privato, io sono contrario a dire aumentiamo le tasse per aumentare i servizi, perché pagheresti tasse svedesi per servizi dal terzo mondo. Con quello che già si paga dovrebbero portarti ogni mattina il giornale e il cappuccio in camera. Scusa un attimo. Per cui, se invece si danno i soldi ai cittadini e poi provvedono loro a comprarsi i servizi, però gli lasci i soldi in tasca, stai tranquillo che lo faranno sicuramente in maniera più efficiente. Prego, dica. Avete mai visto quella legge finanziaria? È un volume alto così. Avete capito? È fatto apposta, io sfido chiunque qui dentro, fuori, a leggere un volume alto così. Sono lontani dal popolo. La classe politica è lontana dal popolo, il popolo non ha punti di riferimento, perché solo appunto prendere questo libro e vedere con un libro alto così e la gente non può leggerlo, il cittadino non può nemmeno, deve credere a quello che gli viene detto, ecco, questa secondo me è la fine dello Stato. Perché quando il popolo non può controllare la propria classe politica, lo Stato finisce. Ma la finanziaria... E-mail. Scusi, io voglio rilanciarmi al discorso dopo, di Cecilia Dopo, ce n'è una molto divertente. Ernesto da Cremona. Signor Funari, potrebbe chiedere pubblicamente da parte mia al Presidente del Consiglio, onorevole Berlusconi, di non diminuire le tasse? Io voglio continuare a pagare ciò che pago ora. Perché ogni volta che diminuisce quelle governative per la cosiddetta devolution, io mi vedo aumentare quelle regionali, provinciali e comunali. Non l'ha battuta. Chi l'ha voluta? Chi l'ha voluta? L'ha voluta il signor Bassanini e quella che si sta facendo adesso è un'altra riforma, caro signor Funari. Sì. Però posso dire l'ultima cosa, non parlo più. Il problema, l'ha detta lei, è una cosa intelligente, Funari. E che io credo. No, ne dice tanti, va bene. Meno male. Non dice tantissimo. Però ha detto una cosa, il problema grosso, diciamo, dell'autostrada, non è
che si paga di più o di meno, è che non si pagano tutte le autostrade. Non, in Italia purtroppo troppe poche persone pagano tante tasse. Il problema di questo paese è questo, che chi paga le tasse sono il 30% della popolazione, gli altri fanno come ha detto il signor Funari, stanno al telefono e non so come fanno a vivere, sì, e si fanno mantenere dagli altri 30%. È così da 50 anni in questo paese. Posso fare una proposta? Sì. Posso fare una proposta? Semplice. Sì. Allora, visto che siamo in Europa, andiamo a vedere rispetto ai demani e alle concessioni pubbliche, diamo un'analisi, che cosa le autostrade pagano di concessione pubblica in Italia e che cosa pagano di concessione pubblica negli altri paesi. Faccia finire, ma lei ogni volta che parlo io mi deve interrompere, stia zitto un attimo, mi faccia finire per cortesia, mi faccia finire, io non interrompo lei, lei non interrompa me, no, sempre quando parlo io, cioè, mi scusi, mi dia la possibilità di terminare, poi le passo sicuramente la parola. Le concessioni televisive, quanto pagano per l'etere televisivo all'estero e quanto pagano in Italia, quelle radiofoniche, e vedrai che se vai a vedere cosa pagano per le concessioni dello sfruttamento turistico in Europa, è infinitamente superiore a quello che pagano in Versilia, 1 milione all'anno di tasse per l'usufrutto di una spiaggia in Versilia, era una vergogna, adesso ne pagano 3 milioni, è ancora poco, perché ci guadagnano un sacco di soldi, quindi io sono convinto che più privato e meno pubblico non sia più una formula che mi entusiasma così tanto come mi entusiasmava 10 anni fa. Sì. Non sono più convinto che questo privato Giorgio sia così. Ecco, io voglio riallacciarmi al discorso che faceva lei, commercialista, giusto? Sì. Ho seguito una sera una puntata. Ecco, il discorso che faceva lei, che il privato funziona più del pubblico, io sono concorde con lei. Ma se Blair in Inghilterra ha obbligato, diciamo, a ridurre di 100.000 persone l'impiego pubblico, secondo lei può spiegare, diciamo, al popolo perché è stato fatto? Perché noi abbiamo in questo paese un numero di impiegati pubblici che corrisponde a un'ideologia che è quella socialista. Okay. E se noi capiamo questo, o cambiamo, credo che... D'accordo, quello è un elemento della spesa pubblica, il costo del personale pubblico. Un altro elemento potrebbe essere il costo delle pensioni. A lei trattengono il 40% in busta paga tra tasse e contributi. Se gli dessero in tasca, ma lo obbligassero a fare un'assicurazione privata, lei alla fine, quando andrà in pensione, prenderà... Ma noi siamo in linea qua al nord. Io so che ho sentito diverse indagini che siamo in linea qua in tasca, al nord con i versamenti per quanto riguarda la pensione. Allora il sistema è sbagliato. Ma scusi, ma guardate la linea, perché non parlate chiaro? Qua c'è un giro che non si può... Ma regà, non mi fate fatica, c'è una signora bionda e vuol dire una cosa. Io credo che Berlusconi è andato da porta a porta e ha fatto desacquisito da politica che lui doveva svolgere, no? Io quando avevo la guerra do Kosovo, io sono straniera italo-brasiliana, io ero in Kosovo, Berlusconi mi ha promesso, sarebbe la 11ª promessa di lui, no? Che quando venivo a Milano 30 anni fa, lui, se era al governo, mi dava un lavoro a casa lui come cof e collaboratrice domestica della, patto personale, della mamma. Un patto personale, però lui è stato mantenuto. Io so che Berlusconi non può cambiare 50 anni di Repubblica, però lui deve mantenere almeno la promessa a una poveraccia come me, ho dovuto sposarmi. Ma lei personalmente l'ha promesso? La promessa non è mantenuta. Io sono senza lavoro, mi trovo senza lavoro, ho sposato un milanese, lui si trova senza lavoro per colpa dell'onorevole Silvio Berlusconi. È incredibile questo, è una scoppa incredibile. Approfondisci, scusa Gianfranco. Ma che vuol dire? No, allora, Silvio Berlusconi. Cioè, una via qua, su una promessa di Berlusconi, sposa uno che è milanese, pure disoccupato, e qui stiamo al massimo da figa, spiegati e tutto il resto. Abbiate pazienza. Sono sconvolto. Per colpa di Berlusconi sto passando la fame, me e mia figlia, che è una bestiolina, si chiama Brigitte, che è a casa, sì, perché lei non posso avere un figlio. Pazienza. Ma che vuol fare nella vita lei? Io sono venuta qua perché io lavoravo nella Rede Globo di televisione in Brasile. Sono venuta qua a fare un aggiornamento sul giornalismo. E niente, arrivando c'era la guerra del Kosovo, per passare la frontiera, eccetera, 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 ho passato la frontiera clandestinamente. Berlusconi era lì in campagna elettorale, mi ha promesso a me e anche una famiglia di Kosovo che mi ospitava qua in Italia. Ma lei ha le prove? Le prove. Io le prove li ho, le cassette registrate a casa.
che lui ha promesso che mi dava la casa, io lavoro a casa lui, non mi ha dato. Io aprirei un ufficio su questo problema. Ecco. Le promesse che Berlusconi ha fatto singolarmente agli italiani che non ha mantenuto. Aprirei un ufficio ma e comincerei a raccogliere la documentazione. Ma poteva una povera straniera, no? Se lui non può, lui promette agli italiani però, signora, mi consente, che lei fanno dice loro, una cosa, perché dice l'ha cosa fatta a me una povera brasiliana, ma signora, ma lei che dice sono una cosa, venuta qua per lavorare dice per una cosa lui. Che ma non lei, come mai? No, mi spieghi una cosa, signora, ma io lo dico scherzosamente. Come mai nelle trasmissioni televisive della RAI, quando c'è un disoccupato piagne e lei non piagne? Ah, io non piango perché io non mi vergogno di dire vado a Opera San Francesco, vado dell'esordio nella via Ponza che è della carità perché ho la pancia piena. Come e che c'ha la pancia piena? È incinta? Quasi, per adesso. Quasi. Che vuol dire quasi? No, mi spieghi? Quasi. Comincio ad andare in tilt. Per me oggi ti hanno messo in mezzo. Okay, per me oggi ti hanno messo in mezzo. La telefonata, sì, la signora. Per me hanno messo c'è qualcosa di strano. Sta a bordo, seguita a fare così. Reclama, adesso vengo. È l'ultimo spezzone. È l'ultimo spezzone. Ce ne sono due. Sì. Che cazzo è successo? Io ho commesso non uno sgarbo, volevo scherzare, ma non volevo assolutamente creare imbarazzo. Quel ragazzo che ho chiamato D'Artagnan, che ha una faccia simpaticissima, l'ho interrotto, ma volevo muovere un attimino la sopportabilità di coloro che vogliono far funari, perché a me ne sono capita di tutti i colori, mi hanno addirittura minacciato di ammazzarmi fuori, per cui adesso diamo un paio di minuti a questo signore che ci illustra, come se fosse un giornalista vero, la puntata di questa sera, facendo le debite osservazioni. A due minuti, rimanga sul posto, però in piedi, la telecamera tutta per lui. Questo è un vero provino, grazie. Grazie. Prego. Di questo devo proprio ringraziarla perché una persona che ammette i suoi errori in pubblico non è da tutti. Ah, un momentino, non era. Levate la parola, ha rotto già i coglioni. Primo, non era un errore, era un modo per farle capire che cos'è questa professione. Perché le capiterà. È dura, lo so. No, vada sopra, vada là sopra. Le perché spiego anche perché è dura. Sì. Perché io nella vita, purtroppo, da quando sono nato, ho sempre dovuto lottare, come lei. Invece io no, è stata una passeggiata. Vada, vada, io no. Vado a fare una cosa. Lei... per due minuti ha la trasmissione in mano, quando ritorno, se è calata la tensione, come si dice a Roma, sono cazzi suoi, andiamo, dica. Allora, dica. Vorrei spiegare una cosa che molto probabilmente tutti non sanno, o non hanno studiato, che da che mondo è mondo, quando è andato al governo una forza di destra, le cose non sono mai cambiate. Ma cosa sta dicendo? Glielo spiego perché sta dicendo all'interno. Non ha allora, studiato. Ma lei non si può. Glielo spiego, mi lasci parlare. Io non ho studiato, ma lei sta dicendo una cosa, la dico lei io. Ha studiato la storia? Dai, non hai studiato. La conosco bene la storia, guarda, le dico la verità. Lei sa la storia, scusi. Ah, scusi, la storia, la storia. Qualcuno, qualche giornalista in questo periodo ha detto espressamente che non è il microfono. Ha detto espressamente la rivoluzione francese è stata fatta dalla borghesia dalla borghesia in accordo con una parte del clero e della nobiltà. E quindi questa affermazione, poi dopo, non abbiamo il tempo, ma posso assicurare. Però secondo lei i preti che Robespierre no? Ha fatto ghigliottinare Danton sì. Non era di sinistra. Vogliamo tornare a parlare dei tragi, però. Scusate, gli italiani interessano questo problema. Io difendo i diritti dei consumatori, sono presidente di un'associazione dei consumatori. Gli italiani non ne possono più di pagare, soprattutto gli automobilisti. Adesso sono inventati anche le multe per finanziarsi. E qui non c'è né destra né sinistra. Sia i sindaci di destra che di sinistra si stanno finanziando alle spalle dei cittadini in questa maniera. Basta, bravo, parte bravo, i ricorsi, bravo. Ci sono i giudici di pace. È ora di finirla.
fanno il giallo che dura 4 secondi, non si riesce a passare da una parte all'altra del semaforo. Ma giusto in questo momento. Uno per volta. Le regole. Per cortesia, la regola deve essere una cosa. Uno per volta. Non è una cosa logica questa regola. Uno per volta. Stanno utilizzando delle attrezzature. Come stanno utilizzando delle attrezzature che non sono. È una vergogna. Microfono parlo lo stesso. È una vergogna perché uno Stato di diritto non deve permettere che siano posizionate delle apparecchiature non omologate. Questo è successo e sta ancora andando avanti a succedere. C'è un paese, Arzago, dove hanno fatto 5.000 multe, va bene, ogni abitante ha preso una multa. No, adesso salta fuori anche quest'altra tassa. Noi questo ha fatto bene a dirlo, perché io l'anno scorso, l'anno scorso ho avuto proprio che fare al tribunale di Bergamo per una questione di multe. Meno male che la cosa si è risolta a mio favore. Occhio. E sto già guadagnando. Occhio. È fatta. Occhio. Vada. Sta dietro. Sono stato ingiustamente colpevolizzato, sì. Portato in tribunale, sì. E assolto dal giudice. Così si fa. È contento? Guarda, molto contento. Adesso io la porto al camerino, la riempio di calci nel cuore. Scherzo. Ho visto che la tensione non era calata. Non adesso... pagare questi benedetti pedaggi. È ora di finire. No, purtroppo mi scuso col signore, sono stato un po'. Irruente, però. Sa... Il microfono che non va più. No, va ancora. No, c'è una cosa da dire che non si parla in due, non si capisce. Sì. Allora, prima parla. O domandi o dica a Vespa, non a noi. Aspetta, manca qualcuno però. Hai capito? Chiarissimo. Okay. Sì, dunque, c'è un altro signore che dovrebbe parlare, però io lo invito per quest'altra settimana a fare il quarto, perché rimarrete qui se volete, perché mica vi mollo così, che vuoi? Il tempo? Volevamo fare un attimo di silenzio? Per augurarci che il costo della vita diminuisca. Mi piacerebbe fare un sondaggio di questo genere. I poveri che mangiano? Non ti piace? I poveri che mangiano? Basta parare. Perché io mi ricordo quando ero un bambino, ma non sto scherzando, nonna aveva la chiave del cassetto del pane. Che mangiano i poveri? Il problema non è che ci sono i poveri, è salito l'indice della povertà. Lo so. È salito l'indice, la soglia. Una volta il povero era solo povero, adesso è il ceto medio che sta diventando. Guardi che il povero di un tempo chiedeva l'elemosina e lo trovavi all'angolo della strada. Il povero di oggi è diverso. Sai chi è il povero di oggi? Quello che abita in un appartamento in periferia. Non ha pagato l'affitto e c'ha lo sfratto. Gli hanno staccato il telefono e non c'ha 10 euro per fare la benzina di una pandina con cui va a lavorare. Ed è disoccupato. Quello è il povero della disperazione. È vero. Io lo conosco, quel povero. Io lo chiamo il povero dal colletto bianco, che forse c'ha anche un cane. E con la giacca e il colletto bianco e la cravatta va dentro al secchio dell'immondizia per vedere se c'è qualche resto di cibo per il cane. Questo è un povero autentico. Il povero di oggi è sinonimo di disperazione, perché io sono convinto che la parola speranza sia diventata un'utopia. È vero, Funari, perché dice così, scusi? Guarda che la speranza non deve essere un'utopia. Innanzitutto non sono d'accordo con lei, oggi i poveri non ci sono più sotto l'aspetto del mangiare. Sì, dopo ti dico perché per me è un'utopia. Reclama e te dico dopo perché è un'utopia. Grazie. Ammazza di star qui. Io chiedo scusa ad Alessio Colombini, che di solito chiude la trasmissione con una delle canzoni dello spettacolo Beat Generation. Però stasera dobbiamo fare un'eccezione, dobbiamo saltarlo, tanto poi li smontiamo tutti e ne faremo una striscia. Volevo sentire qualche altra precisazione sulla finanziaria, sì. Se è possibile. Allora,
Il ministro Siniscalco ha detto che si è ispirato per questa manovra ad una cosa uguale che è stata fatta in Inghilterra, nell'entrata autostradale Newcastle Carlisle. Però lì è stato venduto, l'acquirente è una società privata, mentre in questo caso in Italia Infrastrutture SPA, attenzione, non è una società privata, è una società controllata direttamente dallo Stato. Quindi vanno fatte... Cioè, lo Stato presta i soldi allo Stato, dai, già ho detto, e questa è la verità, ecco. O sbaglio. E adesso il clandestino, devo necessariamente fare questa cosa, perché dato che ho una pagina di libera gestione, sia per me che per voi, che potete, tant'è vero che sul quindicinale è uscita la telefonata che nelle prime puntate è stata fatta da un signore, mandiamo la casella postale, perché vi dico perché, il numero, la casella postale, queste cose qui, vi dico perché vi mando questo, leggetelo, se avete una penna segnatevelo, perché non è in edicola, va solo per abbonamento, quindi solo in abbonamento 60 euro, sostenitori 100 euro, bollettino postale, il numero lo vedete, io ho una certa età e da qui spero che comunque riusciate a leggerlo, 53 79 57 04. Ci si può abbonare anche via online, www.ilcrespino.it, ilcrespino che è .com, che è il nostro sito, ilcrespino.com, si entra sul sito e ci si può abbonare anche online. Volevo dire anche che dalla prossima settimana io ho un sito internet. Porno? Porno. Quello sempre. Il sesso è l'unica consolazione della nostra vita. Lì va a parità di prestazioni. Adesso però sulla telefonata vorrei recuperare il sondaggio per sapere come è andato a finire. E ricordo che il sondaggio era, secondo voi, il taglio delle spese, il taglio delle tasse di Berlusconi. È una stronzata, 79% sì, il 21% no. Ed ora sentiamo l'ultima telefonata perché stiamo agli sgoccioli, prego. Pronto? Ma come mi dite che c'è la telefonata? Meno male, buonasera. Buonasera a lei, mi dica. Io volevo fare una telefonata in polemica col signore che ha parlato prima sulle tasse locali, dicendo quella è una tassa comunale, quella è una tassa regionale. Sì. Il governo, appena insediato, ha subito tagliato i finanziamenti agli enti locali. E come diavolo avrebbero dovuto difendersi i comuni e le regioni per autofinanziarsi se non aumentando le tasse locali? Queste sono cose che economisti illustri come ne ha il governo sapevano benissimo, i vari Tremonti eccetera eccetera, ma di certo in campagna elettorale non ce le sono venute a dire. Sono le ipocrisie che danno fastidio, perché sanno benissimo se io taglio i fondi al comune, il comune alza le imposte locali. Tutto qui. Beh, ma lei è stato lucido e preciso. È vero, è così, Crespi? Come ha detto il signore? Io sono meno lucido e preciso a quest'ora, però mi sembra di sì, è talmente palese. Sì. Allora, quanti sprechi potrebbero tagliare nel comune del signore? Quanti sprechi potrebbero tagliare nel comune del signore? Che vuol dire? No, dico, il suo comune in qualcosa sarà sicuramente inefficiente che può migliorare. E allora? E allora dico, se il comune invece di dare magari tante consulenze esterne, far pagare fior di professionisti per fare progetti magari molte volte inutili, perché è una cosa diffusa dai comuni, no? Rinunciarsi a questo tipo di spese molte volte inutili, tante volte vediamo ponti finiti a metà e non più continuati. Se razionalizzasse queste spese, probabilmente i conti tornerebbero ugualmente. Chiedo scusa, visto che mi ha tirato in ballo, una risposta di 30 secondi. Liga. I comuni sono all'osso. Allora, ormai, i comuni sono all'osso. Voglio ribadire un discorso. Ma proprio all'osso. Le tasse dove andavano? Io non voglio fare... Andavano a Roma. In questo momento io pago la tassa comunale e dal mio sindaco vado a dirgli: caro mio, ti ho pagato la raccolta differenziata. Ma questo non te la fai diminuire. Me la fai e me la fai come dico io, se no ti prendo a calci nel culo. Ma questa non te lo fa diminuire. Cosa che prima non potevo fare. Ma questo non te lo fa diminuire. Scusa, il problema è che così non diminuiscono. Le tasse saranno efficienti, ma non diminuiscono. Aumentano i servizi e le tasse vengono distribuite. Ma il tema era diminuiscono le tasse, questa era la domanda. Forse. Che maniera di distribuire?
Le tasse devono diminuire, però posso dire come sono stati fatti i servizi. Visto che se i dirigenti sono di nomina politica e non mettono lì persone capaci, è chiaro che... Ci sono anche nomine politiche di persone capaci, posso non, dire non tagliamo con l'accesso. Voglio dire una cosa, no, no, Alessio vai là, va, vai e poi il testo lo leggiamo dopo, vai, se c'è tempo, dove sta? Vabbè, ma allora... Quello che volevo dire è questo, stasera c'è stata una discussione che a me è piaciuta, perché ad ascoltare bene le giustificazioni di chi sostiene Berlusconi non erano eticamente sbagliate in un certo senso, come non sono sbagliati coloro che le contestano. E sentendo le vostre dichiarazioni, mi è venuta in mente una intervista del New York Times a Mussolini. E perché guardi me? Se sì, te guardo. Cioè, ogni volta che c'è una rogna il guardi. Il giornalista chiese a Mussolini: è difficile governare gli italiani? E Mussolini rispose: è possibile. Soprattutto è inutile. Mi sembra che se noi non cominciamo ad essere obiettivi, soprattutto in un sistema elettorale che è un atto delinquenziale contro l'elettorato, per me, perché il maggioritario riguarda solo il Parlamento, però al comune c'è il candidato sindaco e nessuno ha ancora capito che io posso essere di Forza Italia e voto Forza Italia, però se nel mio comune il candidato è un premio Nobel dell'economia e di sinistra, io voto lui. È questa l'incongruenza del nostro sistema elettorale, che deve essere rivisto. Chiudo? Però volevo dire un'altra cosa. È stato approvato ieri dal Senato l'abbassamento dell'età dei senatori. A quanto, caporedattore? 25 anni. Io lo giudico un passo in avanti, ma sapete qual è il problema? Che non bisogna soltanto abbassare l'età e quindi far entrare delle persone giovani, bisogna segarlo in punta e fare un Parlamento di gente che va dai 18 ai 30, perché ormai lo scontro è generazionale, perché tra noi e un ragazzo di 18 anni ci sono quattro generazioni, sono mentalità diverse. La quarta generazione si deve appropriare del potere. E diffidate dei partiti, cari giovani, perché vi offrono futuri lieviti. Voi avete bisogno di futuri bollenti. Ci vediamo martedì.